Salve, come anticipato andrò a mostrare quello che è il secondo applicativo che è stato implementato in questa fase, che è un applicativo, l'applicativo SevesoQuery, che consente appunto l'interrogazione dei dati riguardo il registro nazionale degli stabilimenti Seveso. Quali sono gli obiettivi di questo SevesoQuery? Come già detto all'inizio della presentazione, abbiamo diversi obiettivi. Il primo obiettivo è quello di consentire alle amministrazioni la possibilità di controllare il flusso delle informazioni che i gestori stanno inviando. Quindi, ad esempio, quante notifiche sono state inviate, in che stato si trovano le notifiche di un particolare stabilimento, e quindi andare a capire come poter organizzare il proprio lavoro all'interno di tutto quanto il flusso delle informazioni Seveso. Il secondo obiettivo è appunto quello che avevo già appena descritto, il fatto di consentire alle amministrazioni di poter accedere a queste informazioni e quindi poter pianificare il proprio lavoro. Ovviamente su quale base di informazioni si avrà accesso? Si avrà accesso a tutti quanti i dati contenuti all'interno delle notifiche che sono trasmesse ad ISPRA e a tutta quella serie di informazioni che vengono comunque inviate ad ISPRA e che si renderanno disponibili all'interno di questo inventario nazionale. L'altro obiettivo è quello di offrire uno strumento di supporto per le informazioni alla popolazione, perché come sappiamo all'interno dell'allegato 5 che verrà compilato ci sono una serie di sezioni, ad esempio la sezione H, che è quella che dovrà essere visibile al pubblico per dare maggiori informazioni possibili sul territorio in cui la popolazione è stabilita e avere informazioni riguardo agli stabilimenti presenti sul territorio. Quindi questi sono gli obiettivi del nostro applicativo, cioè diffondere all'esterno informazioni che riguardano il nostro registro nazionale. Quali sono i dataset che oggi abbiamo e quali vengono mostrati al momento all'esterno? Allora, i dataset fondamentalmente sono due. Il primo dataset è quello che si basa sul decreto 334, poi ampliato con il 238 e arricchito con alcune informazioni previste dal decreto 105. Come diceva il collega Storri precedentemente, abbiamo lavorato affinché la banca dati preesistente fosse ampliata con alcune parziali informazioni del 105. E poi abbiamo un dataset, che è il dataset delle informazioni basato interamente sulle notifiche del 105 e che si è incominciato ad alimentare dallo scorso aprile, o meglio dal 15 aprile, quando l'applicazione appena presentata dalla collega Ciattoni è andata online. Come già detto, all'interno di questo dataset abbiamo le informazioni che si stanno inserendo in maniera automatica attraverso il lavoro dei gestori e poi abbiamo un lavoro diciamo manuale di data entry da parte di ISPRA di tutte quante quelle notifiche che il gestore ha inviato via PEC ormai dallo scorso luglio e che possono continuare ad arrivare fino al 31 maggio. Quindi questo secondo dataset è un dataset parziale. Quindi abbiamo il primo dataset e poi il secondo dataset, il dataset del 105. Come già detto, sono tutti quanti dati che vi hanno già dato anche i colleghi. Purtroppo i dati presenti nel secondo dataset sono dati meramente parziali, perché diciamo che sono circa il 10% di tutte quante le informazioni che dovrebbero costituire il registro nazionale. Allora, per questa ragione abbiamo pensato di dare una prima utilità all'esterno con il SevesoQuery, basando però i dati su quelli che abbiamo già e che è una banca dati che ormai si alimenta da diverso tempo, con qualche ampliamento rispetto alla 105. Ovviamente non appena che tutti i gestori avranno notificato attraverso il sistema e tutte quante quelle informazioni, quelle notifiche inviate via PEC manualmente dal gestore saranno inserite a sistema, il SevesoQuery verrà reso disponibile con tutte quante quelle informazioni che si trovano all'interno del nuovo allegato 5. Al momento quindi ci basiamo sul primo dataset di informazioni. L'applicazione al momento è raggiungibile a questo URL e che verrà presto reso disponibile sia sul sito istituzionale ISPRA che sul sito del Ministero, in modo che l'utente possa accedere direttamente all'applicativo dall'esterno, non conoscendo ovviamente il link.
Che cosa mi consente di fare il Save So Query? Il Save So Query consente un accesso anonimo, ossia a chiunque vada sull'applicativo può visualizzare l'elenco nazionale degli stabilimenti attivi con le informazioni principali dello stabilimento e può andare a visualizzare il conteggio degli stabilimenti attivi per regione, per provincia e per comune. Questo utente è libero, può essere il cittadino di una particolare provincia, di un particolare comune, può essere l'ente che ha bisogno di informazione, può essere qualsiasi utente. E poi abbiamo l'utente amministrazione. L'utente amministrazione è sostanzialmente verranno accreditati all'interno di ciascuna amministrazione delle persone per poter visualizzare queste informazioni e sono le informazioni degli stabilimenti in Seveso o fuori Seveso, o meglio che sono usciti dalla Seveso con l'entrata in vigore del 105. E all'interno di questa quest'utente cosa può visualizzare? Può visualizzare un set di informazioni di base riguardo all'anagrafica dello stabilimento, può visualizzare le istruttorie, le verifiche, i NOF, i PEE e la localizzazione dello stabilimento. Quindi abbiamo dato una sorta di anagrafica di base a cui l'utente può collegare e avere un po' di informazioni. Su questa anagrafica di base abbiamo pensato di fornire una sorta di informazioni aggregate che potessero dare all'utente un quadro complessivo di ciò che è presente all'interno del registro. E quindi abbiamo pensato ad un quadro generale che per ogni stabilimento dà il conteggio del numero di istruttorie, di PEE, di verifiche, di NAR e di NOF. Abbiamo comunque riproposto il conteggio degli stabilimenti per regione, per provincia e per comune, ampliando le funzionalità disponibili in queste funzionalità aggregate rispetto a quelle dell'utente anonimo. Abbiamo pensato ad un conteggio di stabilimenti per attività. Abbiamo dato delle funzionalità di interrogazione rispetto alle sostanze notificate e alle quantità delle sostanze che sono state notificate e la data sull'ultimo PEE. In queste informazioni aggregate, ma come già nell'anagrafica di base, vedrete la dualità delle informazioni rispetto ai due dataset che abbiamo a disposizione. Perché ad esempio, considerando il conteggio fatto sugli stabilimenti per attività, vedremo un conteggio di attività per stabilimento rispetto alle vecchie notifiche ed un conteggio rispetto alle nuove attività predisposte nella 105. Quindi anche qui vedrete che ci troviamo di fronte al momento, almeno fino al 31 maggio, ad un'informazione duale che rispecchia sia la 238 che la 105. In merito alla fruibilità del dato, abbiamo pensato di offrire delle funzionalità di ricerca su tutte quante le informazioni, sia su quelle aggregate che su quelle di base, e di dare la possibilità agli utenti di poter interrogare il dato in base alla tipologia del dato che viene presentato a sistema. Ad esempio, voler fare delle ricerche rispetto a delle date, abbiamo gli strumenti per poter ricercare le date, oppure ricercare un quantitativo numerico, dare le funzionalità per ricercare il quantitativo. E questo per poter agevolare quindi l'informazione contenuta e resa pubblica. Inoltre, al fine di rendere i dati esportabili, si sono pensati due formati al momento, il formato Excel e il formato XML, di tutto ciò che è visibile a video, in modo che anche qui l'utente possa scaricarlo e poi effettuare tutte le elaborazioni del caso. Infine, sicuramente nel prossimo futuro sarà possibile, dopo un confronto con le amministrazioni, rendere disponibili delle funzionalità per l'interscambio dei dati, ad esempio attraverso web services, perché sappiamo che a livello locale ci sono diversi applicativi e quindi cerchiamo di capire quali sono gli strumenti che possano essere resi disponibili per poter rendere il dato che offriamo ancora più utile. Diciamo che a questo punto vi diamo una panoramica veloce di quello che è questo applicativo, che noi abbiamo chiamato Save So Query. Allora,
La schermata iniziale è molto simile all'applicativo che vi ha già presentato la collega. Questa è la schermata iniziale. Il dato che è reso pubblico, quindi il dato che è disponibile a tutti quanti gli utenti, è quello che si può raggiungere dal menu Inventario Nazionale Seveso. Abbiamo l'elenco nazionale degli stabilimenti Seveso attivi ed il numero di stabilimenti attivi per regione, per provincia e per comune. Ad esempio, andando a visualizzare l'elenco nazionale degli stabilimenti Seveso attivi, abbiamo un'anagrafica di base di questi stabilimenti, indicando ovviamente la ragione sociale dello stabilimento, il decreto legislativo a cui afferisce, l'attività, la localizzazione. Questo è il registro nazionale che corrisponde ai report semestrali che vengono pubblicati sul sito del Ministero. Il layout è molto semplice, da qui vediamo che abbiamo 1073 stabilimenti al momento notificati e vediamo ovviamente che ad esempio i primi stabilimenti ancora non hanno dato una notifica secondo la 105. Il primo che troviamo, eccolo qui, ce ne rendiamo conto perché vediamo a quale decreto afferisce e già vediamo, troviamo l'attività produttiva del nuovo allegato 5. Ad esempio, visualizziamo un secondo il numero degli stabilimenti attivi per regione e vediamo per regione la dualità dei dataset di cui siamo adesso abbiamo adesso questi dati qui e quindi abbiamo i dati degli stabilimenti secondo la vecchia Seveso 2 e quelli secondo la nuova Seveso e da qui ci rendiamo conto qual è l'andamento delle informazioni che ci stanno arrivando. Quindi queste sono tutte quante le informazioni che sono visibili all'esterno da qualsiasi utente che possa che venga a conoscenza del link dell'applicativo. Entrando invece come amministrazioni, ecco. Ok. Allora, qui abbiamo riportati due menu descritti nella presentazione, cioè un menu che ci dà le informazioni sull'anagrafica di base degli stabilimenti, quindi con le sedi legali, informazioni sullo stabilimento, sulle istruttorie, sulle verifiche, sui NOF, sui PE, sul territorio e poi una sorta di insieme di informazioni aggregate che possono essere di utilità per gli utenti che vanno a consultare l'applicativo. Ad esempio, visualizziamo gli stabilimenti, le informazioni sugli stabilimenti. Abbiamo delle informazioni ampliate rispetto a quelle visibili al pubblico. Abbiamo ad esempio la motivazione della notifica che è inserita nell'allegato 5 della nuova Seveso. Abbiamo il nome del responsabile e la classe di appartenenza dello stabilimento. In questa schermata è possibile sia effettuare delle ricerche di base sui dati che sono messi a disposizione, sia effettuare una ricerca avanzata. Le ricerche avanzate sono disponibili su tutti quanti i campi che vengono visualizzati a sistema. Ad esempio, volendo cercare tutti gli stabilimenti afferenti ad una certa attività, posso entrare all'interno del campo e andare a selezionare l'attività di cui voglio aver conto degli stabilimenti che afferiscono a quel tipo di attività. Ok, ci mette un po', diciamo che, ok. Una volta che torniamo sull'applicativo vi farò vedere quali sono ad esempio le query che possono essere fatte sulle sostanze, che credo siano quelle di maggior utilità. Comunque su tutte le schermate, come vi ho fatto vedere, c'è la possibilità di effettuare o una ricerca di base o una ricerca avanzata e la possibilità poi di poter esportare in formato Excel o in formato XML il dato e poterlo rielaborare aspetta che... Un secondo solo che... Sì. È andata giù una cosa? Vai.
Ok, vediamo le interrogazioni che possono essere fatte sulle sostanze. Ok, qui viene riportato l'elenco delle sostanze che sono dichiarate secondo l'allegato e che afferiscono proprio all'allegato, cioè sono quelle sostanze indicate all'interno di una categoria o all'interno di una sostanza specifica di allegato 1 parte 2. Posso andare a ricercare ad esempio tutte quante le sostanze dichiarate per sostanze molto tossiche, oppure tutti quanti quegli stabilimenti che hanno notificato nitrato, oppure posso andare semplicemente a cercare secondo quantitativi di sostanza e quindi effettuare delle ricerche all'interno dell'applicativo che mi consentano di capire quali stabilimenti utilizzano a determinate sostanze o quali stabilimenti sono stati notificati ad esempio da un certo stabilimento nell'ultima notifica. Ad esempio, voglio andare a ricercare tutti quanti gli stabilimenti che hanno metanolo in quantitativi superiori alle 4 tonnellate. Come posso fare? Andando ad utilizzare la ricerca avanzata, andrò a ricercare all'interno della categoria sostanza il metanolo e andrò ad indicare il quantitativo maggiore di 4 tonnellate. Andrò ad effettuare la ricerca e sono restituiti 125 record, ossia 125 stabilimenti che hanno in uso il metanolo in quantitativo maggiore alle 4 tonnellate. Le colonne dell'applicativo sono tutte cliccabili per l'ordinamento, quindi su ogni colonna è possibile effettuare, una volta fatta la ricerca, una volta visualizzato il dato di interesse, la ricerca e quindi capire maggiormente, avere maggiori informazioni rispetto al dato. Questa funzionalità che vi ho fatto vedere, che vi ho illustrato adesso, è disponibile su tutte le funzioni messe a disposizione nell'applicativo, quindi è una cosa applicabile a tutte le informazioni. Come già detto prima, nel momento in cui avremo il secondo dataset, quello basato sulla 105 completo, vi renderemo disponibili tutte quante le informazioni a nostra disposizione. Ok, grazie.